Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi la voce normale, fra virgolette, anche se questa è una parola che non mi piace. Vi volevo ringraziare anzitutto per tutti i complimenti allo scorso video, che è stato il mio primo esperimento di ASMR, che vi metto qui, e ricordare che il prossimo video sarà un altro ASMR del quale non vi anticipo il contenuto. Mi dispiace un po' che a tanti non sia piaciuto, però ragazzi, il canale è mio. Comunque, visto che questo video sarà molto lungo, direi di iniziare, ma prima vogliamo parlare della mia bellissima maglietta. Penso proprio che allegherò una foto. Bene, adesso che ho avuto questo momento di vanità, direi di iniziare veramente, perché mi avete fatto tantissime domande, se non sbaglio ben 32 domande, e ragazzi non ho aspettato più perché sono già tante e avete avuto veramente tanti tanti giorni di tempo, non me ne abbiate a male. Mi giro perché devo cliccarle una a una. Vabbè, saltiamo le premesse. Piano piano cresci su YouTube, piano piano è tanto tempo che ti siedi di fronte all'obiettivo della telecamera. Si cresce anche come persona e, soprattutto, da bravo YouTuber impari ad essere più rilassato quando parli rivolgendoti a noi, seppur da solo mentre guardi l'obiettivo della camera. Poi arriva anche il momento in cui qualcuno ti riconosce per strada perché ti segue qui su YouTube. Non mi è successo, però mi è successo che un ragazzo sul sito di incontri mi chiedesse: Matteo, hai un canale? Quasi uguale. O semplicemente perché ti ha visto su YouTube. E con lei o lui arriva anche la mia domanda: come è cambiato il tuo rapporto con gli altri, in particolare con gli sconosciuti, da quando fai YouTube? Ti trovi più a tuo agio? Non pensi che ci siano state grosse differenze? Il te di fronte alla telecamera è diverso dal te di fronte alle persone? Ah, mi fermo un attimo, eh. Perché comunque poi ci sono delle altre domande. Rischio di perdere il filo del discorso. Mi sento più a mio agio, sì, ma ti spiego anche in che senso. Nel senso che dal vivo è molto raro che io abbia possibilità di essere me stesso, quindi paradossalmente con voi sono più me stesso, perché mi avete dato modo di non sentirmi giudicato. Altra situazione in cui sono me stesso magari, e invece con persone con le quali c'è già un legame, tipo Danilo per esempio. Ciao Danilo, se tu guardi il video tag Come stai tra la gente, che in cui la musica ha rovinato tutto per colpa di un mio errore di editing, saprai qual è il mio rapporto con la gente dal vivo. Purtroppo, ti senti più aperto? No, assolutamente no. Ti fidi delle persone o non ti fidi delle persone? No, mi sento osservato quanto prima, sono sincero, e non è una mania la mia, perché si vede poi da come si pongono le persone nei miei confronti, anche quando rido, anche quando scherzo, anche quando mi occupo della mia freya, siamo sempre lì. Qualche cambiamento c'è, ma forse più legata alla crescita personale che all'ambito youtubesco, oppure youtubico, oppure c'è qualcos'altro. No, sicuramente mi avete aiutato a capire che non tutte le persone sono lì a osservarti da capo a piedi col dito puntato a vedere quanto sei disabile, quanto sei cretino, quanto sei intelligente. Però queste persone dal vivo non le ho trovate, grizzino mio, dovrebbero essere tutti come molti di voi, come molte persone, tra cui te. Poi volevo prendere la domanda di Daisy perché mi segue da meno tempo e non aveva capito alcune cose di me che magari molti sapete, quindi passiamo subito alla domanda di Daisy Makeup 90, che mi chiede: dove vivi? Dove vorresti vivere? Vivo a Grosseto, visto che qualcuno non si era accorto di dove ero. Giustamente, mi sembra strano. Dove vorrei vivere?
Allora, se, non, se diciamo il top sarebbe all'estero, quindi Spagna o Inghilterra, però Inghilterra col fatto che è uscita dall'Europa, insomma, sarà un po' difficile. Invece una soluzione intermedia, una soluzione un po' più abbordabile per me sarebbe una grande città, tipo Milano, Roma, Torino. Torino sarebbe pure vicino alla mia amichetta Ambrastella, che diversamente ha difficoltà a spostarsi. Comunque è una grande città. Come vorresti vederti fra 10 anni? Fra 10 anni spero di avere uno stramaledetto lavoro, che è una cosa che proprio mi preme. Spero di essere più realizzato come persona in generale, soprattutto dal punto di vista di quella che è la vita sociale. E sinceramente spero di avere un ragazzo, almeno di frequentarmi con un ragazzo. Visto che ho nominato Ambrastella prima, sto facendo un ordine alla cavolo di cane. Andiamo avanti con la domanda di Ambrina. Sembrerà una domanda stupida e senza senso, ma chi sei tu? Chi è Riccardo? Bene, Riccardo vi ha sempre detto qualcosa di lui, però fortunatamente voi mi portate a far vedere il meglio di me. In realtà sono una persona tremendamente ansiosa, cioè mi capita di vedere fini catastrofiche poi dove non ci sono. In realtà sono una persona che odia sgomitare per avere le cose. L'ho detto pure nel tag, però era il tag di quelli che si sentiva male, quindi siamo come lo stessi dicendo per la prima volta. Sono una persona che odia dover sempre chiedere, chiedere, chiedere. Però è anche vero che se tu mi metti a mio agio, ecco che arriva la parte migliore, arriva la parte che paradossalmente, come dicevo prima, Grizzly non si vede più su YouTube, ecco che arriva la parte ridanciana, la parte scherzosa, la parte con la battuta pronta. Quella è una parte molto vera, che mi dispiace di riuscire a tirare fuori solo qui. Qui, toscano, portami via. Se ti dovessi descrivere le persone che ancora ti conosco, come ti descriveresti? E l'ho fatto. Se dovessi mettere in ordine di importanza amore, salute, felicità e soldi, quale sarebbe la tua classifica? Oddio, Ambra. Al primo posto sicuramente amore, perché tanto, ascoltate, è inutile che ti parli di salute e poi non c'è amore intorno, no? Poi tra salute, felicità e soldi, io direi felicità, salute e soldi, perché se anche i soldi non fanno schifo a nessuno, se ho i soldi e poi sono da solo, con cosa li uso? Per cosa li uso? No? Non credete? Hai avuto un pensiero ricorrente in quest'ultimo periodo? Sì, sentire il tempo di scivolare via, avere la sensazione di non vivere. Quale parola descrive il tuo ultimo mese? Noia. Cosa apprezzi nelle persone? Apprezzo la spontaneità, apprezzo la sincerità quando è costruttiva, apprezzo le persone, diciamo, fisiche, perché a questo mondo abbiamo delle mani, delle braccia vanno usate. E apprezzo le persone che fanno ridere, tanto ridere. E cosa vorresti che le persone apprezzassero di te? Più o meno le stesse cose: la mia sincerità, la mia ridancianità, il mio essere di compagnia e il mio mettere a frutto quel poco che posso fare. Questo. Molte domande saranno argomento di alcuni miei prossimi video e chi meglio di te potrebbe rispondere a queste domande senza peli sulla lingua, con estrema sincerità. Bene,
Bene, allora io, cara, spero di esserti stato utile, ti mando un gran bacio. Di qui in poi cercherò di andare più o meno in ordine di come le ho screenate, perché sennò al momento dell'editing sarà un casino. Ora un po' saltato perché erano delle domande alle quali mi piaceva rispondere subito. Eleonora B, vita da infermiera, mi chiede: vivi alla giornata o fai progetti per il futuro? Io vivo alla giornata perché poi mi va tutto a bip, come si suol dire. Ciao! Allora, la mia situazione attuale, cara Ele, è questa. Io vorrei essere in grado di fare progetti. Però come faccio? Faccio il lavoro che mi viene pagato poco, ma non perché siano brutte persone, è proprio che viene pagato poco a tutti. E ho una situazione abitativa che non mi permette di ospitare altre persone. Allora, dicevo che ho una situazione abitativa che non mi permette di ospitare persone e non è una cosa fatta assolutamente con cattiveria. Però dall'altra parte non c'è per nulla comprensione da parte degli altri. Di conseguenza, avendo io la situazione che è evidenziata nel video, come stai a fare la gente, mi è difficile conoscere sia in amicizia e sia eventualmente in qualcosa di più dell'amicizia. Comunque parlerò meglio dell'amore in un altro video. Quindi per questo, per la situazione pseudo-lavorativa che ho, sono estremamente costretto a vivere la giornata. Ho preparato l'altra domanda. Le mie zie del canale, ricette risate in pochi minuti, a cui mando un bacio, mi chiedono: quest'estate cosa hai mangiato più di frequente? Non lo so, perché io sono, dal punto di vista mangiare, c'ho una persona schifosa, mangio di tutto. Quindi non lo so, non saprei cosa ho mangiato più frequentemente. Il mio papino, Robert King, comico e scrittore, mi ricordo che mi ha fatto un sacco di domande. Hai mai fatto viaggi spazio-temporali? Allora, se ti riferisci all'ipnosi regressiva, no, sono curioso però non conosco esperti. Se sì, dove, se no perché, ho risposto. Secondo te cosa starà facendo il tuo io nel mondo parallelo? Spero si goda la vita più di me. Ti piacerebbe andare a trovarlo? Sì, perché no? Cosa gli diresti? Goditi la vita. Se inventassero un congelatore spaziale, ti faresti ibernare per 100 anni per vedere il mondo futuro, oppure diresti no, grazie, io sono devoto all'universo primitivo, ripudio la scienza, resto qua. Ho una gran paura del futuro, l'ho detto nella domanda prima, quindi forse nessuna delle due. Ultima domanda, faresti mai la popò su un gabinetto parlante che nel frattempo ti racconta delle storie per aiutarti a rilassare l'intestino e la mente? Ciao figliolo, ciao papino, un bacione. No, senti, io quando faccio la popò voglio il silenzio assoluto, quindi l'ultima domanda è decisamente un no. A questo punto facciamo un altro saltino, rispondiamo alle due domande della mamma Giovanna. Perché a tante persone mancano la sensibilità e la comprensione, e come poter rimediare? Scremare, scremare, scremare a costo di rimanere da soli. E lo dico io che mi costa tanto, tanto. Cosa danneggia maggiormente la società? Scegli una delle due domande. No, io rispondo a tutte e due. Allora, per quello che mi hanno detto, i figli non sono più educati come una volta. Si prende una nota e si denuncia la professoressa. Si permettono delle risposte che prima non era possibile dare. Non sono per la violenza, però bisognerebbe che quello che si dice con le parole si tiene nella serie. Ti tolgo il gioco perché mi hai risposto male. Il gioco tu non lo tocchi per una settimana. Stop. E così via discorrendo. Andiamo avanti. Kenny, Vincenzino, mi chiede: ti piace il mare? Ci sei andato? Hai una persona nel tuo cuore, un abbraccione pure a te.
Ce lo dobbiamo dare assolutamente dal vivo perché non esiste che io mi perda una persona così. Allora, no, purtroppo non ho una persona nel cuore, anche se mi piacerebbe tantissimo. Parto dalla più facile. Ti piace il mare? Ci sei andato? Non sono quello che oddio, sono uno squaletto, mettetemi nell'acqua e non lasciatemi più. Diciamo che sono. È una cosa molto. Un rapporto abbastanza equilibrato il mio con il mare. Mamma consiglia, mi chiede, dico, no, stavo leggendo la parte incitessa. La mia domanda è, visto che sono in fase di trasferimento da una regione all'altra, mi piacerebbe sapere se tu cambieresti mai il posto dove vivi. Immagino, non ricordo sia il posto dove sei cresciuto. Baci. Allora, io ho già fatto due trasferimenti, ho vissuto a Padova e adesso vivo a Grosseto, però ho origini del Sud Italia. Adoravo Padova, non avevo la disponibilità di rimanere a Padova. Il Veneto non è solo difetti, tutte le regioni hanno difetti, però io sarei rimasto in Veneto. Non potevo farlo e me ne andrei da Grosseto anche domani. Per approfondimenti ti invito a guardare il famoso video Come stai fra la gente. Scusate se vado veloce, ma sono veramente tante, non è che non mi freghi delle vostre domande. Stefi Channel, ciao Stefi, mi chiede. Vabbè, parte che mi dice a me farebbe molto piacere conoscerti meglio anche fuori da YouTube. La cosa è reciproca. Sei una persona su cui fare affidamento, ma soprattutto sembri anche un ottimo amico. Grazie, peccato che i risultati siano diversi. Allora, cambieresti nome al canale? Vuoi portare contenuti diversi? Quali? Baci. Cambiare nome al canale? No, perché già ho avuto la botta di fortuna che mi hanno fatto cambiare il link eccezionalmente nonostante l'avessi già cambiato altre volte. Solo per questo già no. Sì, voglio portare contenuti diversi. Porterò dei video che non sono né tag né nulla con delle cose che ho preso dal web. E poi mi raccomando, fate richieste anche sotto questo video. Possibilmente non solo tag. Lorenzo Potterhead mi chiede il film più brutto mai visto, Occhi di Cristallo, perché io odio gli horror, odio gli splatter e dopo 5 minuti c'era stata una spruzzata di sangue finto subito. Ara Sule mi chiede tre aggettivi che ti descrivono. All'occorrenza allegro, però specifico all'occorrenza, puntuale e ansioso. Il mio brother Aristide Colussi mi chiede, se tu avessi il mondo nelle tue mani, cosa cambieresti nell'essere umano? Siamo troppo attaccati all'aspetto esteriore. Ora, finché si tiene fede al detto l'occhio vuole la sua parte, mi ci metto anch'io. Finché si tratta di gusti, mi ci metto anch'io. Però a volte si esagera, soprattutto con le persone disabili che hanno diritto quanto gli altri, non più degli altri, di essere realizzate. Nail Art Franci, ne ho aperta una un po' in disordine, vabbè. Mi chiede di dove sei, ti piacciono gli animali? Di dove sei? Ho già risposto. Sì, mi piacciono gli animali, ho una cagnolina, ti invito quando hai voglia a scorrere i miei video e a conoscerla, perché sono sicuro che lei sarebbe felice di conoscere te. Torniamo in ordine. Barbara Cherry Glimmer mi chiede, hai mai pensato di organizzare un piccolo raduno incontro con i tuoi followers di YouTube? Allora, mi piacerebbe tantissimo, ma ci sono due problemi. Io sono il signor nessuno a livello numerico, quindi se io propongo un incontro è un po' difficile con circa 1300 iscritti come adesso. Poi sono fuori dal mondo, che non è un dettaglio rilevante. Quali sono gli YouTubers famosi ma anche non famosi che segui più assiduamente e perché ti piacciono? Ciao ciao! Allora, a questa domanda preferisco non rispondere subito e ti spiego perché. Sono stato taggato in un tag che si chiama il mio YouTube, che farò appena riesco. Ti invito a guardare quel tag quando uscirà perché risponderà alla tua seconda domanda. La Betta del canale Betta e Bonni, come si dice da quelle parti, mi chiede, c'è un film italiano che hai in particolar modo a cuore? È molto difficile scegliere. In questo momento non mi viene in mente, sinceramente. Magari se mi viene in mente
aggiungo il titolo in fase di editing. Però mi è piaciuta molto la domanda, te lo dico, non è che non ti ho risposto perché non mi piace, è che è veramente una scelta difficile. Caterina del canale Tontina F, ciao carissima, mi chiede: se ti venisse proposto di candidarti alle elezioni politiche, indipendentemente dalla corrente politica, accetteresti? Allora, a parte che non sono una persona abbastanza conosciuta per i voti, però ti confesso che l'idea di farmi sentire un po' mi è alletta, quindi non la escluderei a priori. Il portale di Chris mi chiede: se tu avessi la possibilità di avere un superpotere solo per un giorno, quale sarebbe? La lettura del pensiero ovviamente sarebbe un giorno che passerei prevalentemente fuori casa per scoprire tante di quelle cattive persone. Gloria Glock 71, alias Zietta Glock, ciao cara, mi chiede il tuo colore preferito e perché un tuo sogno nel cassetto. Il mio sogno nel cassetto è essere realizzato e sereno. Il mio colore preferito da vestire sono tre, anzi non è uno, bianco, nero e giallo. Mentre il mio colore preferito in generale è sempre il giallo. La India 76, ciao Pocahontas, mi chiede: se fossi un animale, quale ti piacerebbe essere e perché? Un cane. Sarò scontato, ma un cane perché sono sensitivi. Pappa, cacca e nanna e sono felicissimi e soprattutto ricevono tanto amore, non sempre ma nella maggior parte dei casi. Lucy Dolce Bandina, ciao cara, mi chiede: scambieresti mai la tua vita con un'altra persona? Se sì, chi o cosa vorresti essere e perché? Beh, sull'animale stasera, quello che stavo dicendo, per l'animale ho già risposto. Per la persona sicuramente non rinascerei disabile, o quantomeno non disabile in Italia, perché disabile in Italia vuol dire lotta tripla che nel resto del mondo, mentre invece magari disabile all'estero qualche possibilità in più sì. Se potevo rinascere in Italia, voglio rinascere sulle mie gambine. Se no, vabbè, parliamo di potenziali alternative. Poi The Mitch mi chiede: quali aspetti ti piacciono e quali no della community di YouTube? Io non me lo ricordo se me l'hanno già fatta, perché la precedente risale a gennaio. Mi piace che ci siano più quelle persone di quelle che incontro tutti i giorni, non mi piace che non ci sia collaborazione per niente, non ci si aiuti a crescere se non in alcuni ambienti ristretti, di cui fortunatamente faccio anche parte. Momissima mi chiede: avendo la possibilità di modificare uno e un solo componente che caratterizza la mente umana, cosa cambieresti? Esempio: ignoranza, arroganza, stupidità, bigottismo, eccetera. Beh, un po' si ricollega alla domanda di Aristide Colussi, però visto che mi hai fatto un esempio più pratico, ti rispondo senz'altro. Bigottismo, perché con il bigottismo sicuramente si annulla anche l'ignoranza e la stupidità di riflesso. Forse l'arroganza no, però a quel punto farebbe meno paura, ecco, quello sicuramente. La mia sorellona Miriam, che mi sopporta da ben 10 anni, mi chiede: ho apprezzato la follia il tuo ultimo tatuaggio, raccontaci dei tuoi tatuaggi e dici se hai in mente di farne altri. Non ho in mente di farne altri al momento, anche perché comunque richiedono una bella cura, anche perché comunque non costano esattamente 2 euro. Però se riuscirò piano piano a fare tutti i tatuaggi e tutti i piercing che ho in mente, ho promesso di fare un nuovo video update dei piercing e dei tatuaggi, quindi direi che come risposta può andare. Ramona Ice, ciao Ramona, mi chiede: cosa ti ha spinto a inserirti nel mondo di YouTube? Faresti amicizie con YouTubers e cosa miglioreresti della tua personalità? Mi hanno spinto due cose, anzi, la passione per il montaggio video e la voglia di conoscere persone nuove. Ho già fatto amicizie con YouTubers, ma le porte sono sempre aperte. Cosa migliorerei della mia personalità? Essere più strafottente in alcune situazioni, prendermela meno.
Brother and Sister Travel, cioè l'uomo perfetto della India 76. Vi saluto ragazzi, mi raccomando, voglio tanti video con voi. Quali erano i tuoi cartoni animati preferiti? È bellissima questa domanda. Sicuramente se mi segue qualcuno del 90 mi capirà. Oddio, in realtà non mi piacciono soltanto i cartoni della mia epoca e basta, anche più vecchi. Io adoravo Digimon. Digimon Tamers e poi cosa? Oddio, come si chiamava? Quello lì della strega del valoroso. Ah, ecco, Guru Guru. Mi piaceva Guru Guru anche se aveva una sigla un po' stupida. E poi cosa mi piaceva? Ho guardato Heidi che non è proprio della mia epoca ma non mi interessa. Guardavo il corrispondente dagli Appennini alle Ande, sono veramente tanti, io direi che possiamo fermarci qui, se no viene un elenco infinito. Sara Magic 15 mi chiede: come ti comporteresti se ti innamorassi del tuo migliore amico etero? Baci. Cosa che tra l'altro so che era curiosa di sapere anche Mari del canale Mari e i suoi video. Ti dico una cosa. Che non so se interpretare come positiva o negativa. È un po' impossibile che questo accada. Perché uno, sono diventato molto difficile all'innamorarmi date le esperienze precedenti. Due, il rapporto tra maschi, al di là dell'orientamento sessuale, in Italia molto spesso viene un po' troppo sessualizzato. Per cui è molto difficile per un ragazzo gay, dal mio punto di vista, avere un migliore amico etero. Paradossalmente, è più facile che un migliore amico gay si fidi maggiormente di te e quindi a quel punto di innamorarsi, forse. Sarebbe un problema minore, il fatto sta che non mi è mai successo, per cui non lo so. Semplicemente Andrea, il mio gamer preferito perché porta la Life is Strange, io prima o poi mi comprerò la Life is Strange. Mi chiede perché ho iniziato realmente a fare video su YouTube. Questo ho già risposto, però c'è una domanda in più rispetto alla domanda di prima. Che ne pensano i tuoi genitori ed amici? Allora, con i miei genitori purtroppo. Meno male che non ho più rapporti perché non sono proprio i genitori che uno vorrebbe avere. Per quanto riguarda i miei amici, la cosa è molto tranquilla, nel senso che innanzitutto alcuni dei miei amici sono YouTubers. E questa è una cosa, spero che anche io e te diventeremo amici. Gli altri amici guardano comunque volentieri i miei video, mi incoraggiano, mi incitano e anzi a volte mi danno idee senza essere necessariamente YouTubers. Quindi dal punto di vista degli amici la cosa è più che tranquilla, ti mando un bacione, continua così. Salve Vale, ciao ragazzi, sei molto profondo come sempre, grazie. La nostra domanda, se ci fosse, non sarebbe ragazzi, se ci fosse la possibilità di cambiare una cosa in Italia, cosa cambieresti? Solo una, almeno un paio me le dovete concedere. Legge contro l'omofobia, cioè omobi, transfobia, ci siamo. E lavoro per tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale, perché poi a quel punto se una persona gay, lesbica, bisessuale, trans trova lavoro, no? E qualcuno si permette di fare dei commenti cretini, c'è la legge dalla sua parte, denuncia, ciaone. Wendy B Channel mi fa complimenti per il tag e poi mi chiede quali cose contano di più nella vita secondo te? Amare se stessi, stare bene con gli altri ed essere realizzati, che non vuol dire ricchi, ma almeno una vita dignitosa che ci consenta di star bene. Zoe Grieco mi chiede: credi nella reincarnazione? Se nella vita precedente eri un animale, quale credi di essere stato? Ti rispondo molto velocemente perché questo sarà l'argomento di un mio prossimo video che mi ha chiesto proprio Sara Magic 15. Sì, credo nella reincarnazione, sì, ho una mia spiritualità, però non te ne parlo approfonditamente in questo video perché sarà l'argomento di un prossimo video. Quindi non ti perdere i miei video, attiva la campanella, mi raccomando. Bene, ragazzi, io ho risposto a tutte le domande, almeno penso, se me ne è scappata qualcuna, perdonatemi, scusate se qualcuno voleva farmi delle domande e non l'ho aspettato. Vi chiedo di seguirmi su Facebook perché pubblico molto anche lì. Se
pagina si chiama come il canale, di seguirmi su Instagram, di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Un Oscar alla pazienza se siete arrivati fino qui. Ciao!